Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con un prodottino di Mastec, un bel gingillino che noi andremo ad utilizzare come appunto sua funzione principale, ossia come banchetto di benchmark. Il prodotto di Mastec in questione, come potete apprezzare, parliamo di Easy XL, è studiato per permettere essenzialmente il montaggio nella zona superiore di una scheda madre con ovviamente processore di dissipazione, slot PCI, scheda video, eccetera. Soprattutto finalizzando questo montaggio al test dell'hardware che ci andate a installare sopra. A differenza di una soluzione chiusa, come potrebbe essere un qualsiasi computer che in abbondante disponibilità trovate sul mercato, ovviamente di capienze diverse, ma ne abbiamo appunto effettivamente una caterva disponibili all'acquisto, un banchetto di benchmark, a differenza di queste soluzioni chiuse, permette un eccellente sistema di accesso. Infatti il vostro hardware montato nella parte superiore è raggiungibile operando in questo modo, senza doversi intrufolare in spazi angusti per poter appunto procedere alla lavorazione, nonché ovviamente un banchetto di benchmark permette una perfetta areazione, perché appunto tutti i componenti sono all'aria aperta. Ovviamente, come sono esposti all'aria, sono esposti anche alla polvere. Prestate quindi attenzione all'utilizzo di un banchetto di benchmark come vero e proprio sistema computer desktop in continuum, perché è in grado di collezionare molta più polvere rispetto a una soluzione chiusa. Questo è lapalissiano, però noi comunque ve lo sottolineiamo come indispensabile. Procediamo quindi ad acchiappare il nostro paio di guantini da killer che appunto andiamo a utilizzare nel momento in cui operiamo un montaggio appunto all'interno e una lavorazione all'interno di un computer desktop. Ovviamente noi realizzeremo qualche prova, approfittiamo del paio di guantini perché poi andremo anche a sfruttarli per fare qualche test su Zeus 1.2, la nostra macchina desktop, per quanto riguarda appunto le nostre prove hardware. Quindi tanto vale che completiamo l'installazione di questo banchettino, facciamo qualche altra prova e vi pubblichiamo tutto online. Se avete domande, ovviamente siamo a vostra disposizione. Essenzialmente, procacciatevi un cacciavitino. Io mi sono appunto dotato di un coltellino svizzero, tanto insomma in questo caso non avete particolari e lunghe procedure di installazione. In questo caso salutiamo il benvenuto di Dimastec e procediamo a completare tutto sommato la veloce installazione pensata appunto per il vostro sistema. Avete un paio di braccini che potete piegare all'occorrenza. Sono essenzialmente studiati in modo tale da poterli orientare un po' come vi pare, essenzialmente, per procedere alla ventilazione del tutto. Già che ci siamo, monteremo anche questo pannellino di input-output. È un optional, vi permette essenzialmente, c'è anche le sue istruzioni. Per quanto, vediamo, così si dovrebbe essere visibile per quanto riguarda appunto la relativa installazione. All'interno trovate anche Dimastec Screws Kit e trovate anche le vitarelle delle ventole. Dimastec Screws Kit for Flex Fan. Mo capiamoci. Flex Fan è l'unione praticamente del braccino che abbiamo stortato prima perché non avevamo nulla da fare con il semicerchio appunto utilizzabile per agganciare tutto. All'interno della confezione abbiamo anche i cavettini, come facilmente visibile vi vengono forniti direttamente i pulsanti che poi vanno nella parte frontale per essere precisi qui e qui e vi permettono appunto di pilotare il vostro sistema. Metti che la scheda madre non c'ha il pulsante power o il pulsante reset in una posizione appunto facilmente raggiungibile. Vediamo di estrarre il tutto senza rompere nulla, che non è bello rompere una cosa nuova come questa appena arrivata, soprattutto una cosa che traspira qualità da ogni suo dettaglio. Tel key che abbiamo svuotato il nostro sacchettino. Andiamo quindi velocemente
ad ammirare il bottoncino, vediamo di farvelo apprezzare, così dovrebbe essere. Vedete che figata. Trasmette anche un ottimo feeling per quanto riguarda la solidità. In questo caso vi facciamo vedere l'installazione essenzialmente del nostro banchettino, perché è ovvio che poi l'installazione delle varie schede madri le vedremo di volta in volta quando faremo appunto una review apposta sulla scheda madre di turno. In questo caso facciamo un'installazione generica, poi noi ovviamente dal canto nostro faremo un paio di prove. In questo caso facciamo una video guida adatta a tutti. All'interno di questa scatolina trovate fondamentalmente questo tipo di vitarelle e dei distanziali. Dovete usarne 4 di questi. E un paio di queste vitarelle. Dobbiamo a questo punto assemblare i braccini che ci permetteranno l'installazione della ventilazione personalizzata. Noi abbiamo già confezionato uno. Per farlo dovete prendere semplicemente il braccino, andate a posizionare in questo modo il tutto. E chiudete tutto così. Il vostro braccino è creato, ovviamente il braccino può essere posizionato nel punto da voi prediletto. Come facilmente visibile, io quindi posso selezionare l'inclinazione che preferisco. Ovviamente qui dovete considerare di metterci una ventola. Per quanto riguarda la gavetta metallica, selezionate essenzialmente una distanza a cui vi fa comodo e procedete con il fissaggio.
considerate che qui poi ci andrete ad appoggiare le vostre schede video. All'interno della vostra scatolina trovate poi anche dei distanziali. Per quanto riguarda la regolazione del supporto posteriore, nel momento in cui andate a necessitare di un diverso ancoraggio per qualsivoglia motivo, vedete che nel momento in cui allentate leggermente le viti, il tutto comunque risulta essere regolabile. A questo punto il nostro banchettino è quasi pronto. Vediamo quindi di girarlo per l'installazione dei pulsanti frontali. Nel momento in cui a me facesse comodo avere due ventole in questa posizione, potete facilmente vedere come il tutto sia gestibile. Come vedete, io posso giocare, diciamo, con la loro posizione con estrema semplicità. Per quanto riguarda i pulsanti frontali, essenzialmente ne esistono anche colorati, mi risulta, stando al catalogo ufficiale. Per quanto riguarda i pulsanti che riguardano appunto l'accensione del Dimastec con tutto quanto si trova ovviamente installato sopra, vanno posizionati nella parte frontale. La cosa importante, diciamo, è avere comunque due slot essenzialmente, quindi c'è il power e il reset, per farvi appunto un esempio. Non sono essenzialmente indispensabili, ovviamente vi arrivano in fase di vendita. Ho visto che molte schede madri attualmente in vendita hanno il pulsante power direttamente sulla MOBO. Nel caso specifico, per esempio, mi viene in mente la Big Bang X Power 2, prodottino MSI, in quel caso appartiene alla famiglia X79, quindi i processori 2011 anziché gli attuali mainstream 1150, sempre ovviamente della famiglia Intel, prendiamo quella come esempio temporaneo. Abbiamo il pulsante power posizionato, sì, il power dovrebbe essere più o meno a questa altezza. Mi risulta essere allineato con la CPU. Quindi non sono indispensabili per quanto riguarda appunto l'eventuale utilizzo. Trovo comodo l'installazione del pannellino, anziché dover andare ogni volta dietro la macchina per attaccare eventuali pennette, proprio perché il pannellino mi permette per esempio di agganciare un USB 3 al volo per effettuare determinati benchmark oppure per salvarvi determinati risultati. Avete un buon numero di distanziali, come facilmente visibile. Avete un buon numero di vitarelle, anche in questo caso facilmente visibile nella parte sinistra dell'inquadratura. Tac. Riusciamo a farvela vedere. Ovviamente abbiamo la rispettiva scatolina ed è ovvio che siano per voi necessarie solo quelle che vi permettono poi di tenere il tutto stabile. Molte sono extra, in questo caso le basi del nostro banchettino sono appunto state inserite. È ovvio che poi, per quanto riguarda l'inserimento dell'unità ottica, facciamo una cosa al volo, l'unità ottica la potete andare a inserire, come anche gli hard disk, nella parte inferiore.
Questo è quanto. Per il momento quindi non c'è altro da mostrarvi. Il tutto, diciamo, si conclude così. Questo è il montaggio di base, poi ovvio che vada personalizzato per ogni tipologia di prova che voi andate a realizzare. Questo è il minimo indispensabile. Diciamo che come extra abbiamo inserito il paio di braccini, quelli che appunto possiamo andare a controllare con facilità, perché ovviamente ci fanno comodo. Nel nostro caso sappiamo già che un paio di ventolozze ci fa comodo averle comunque a portata di mano, e ovviamente noi le andiamo a inserire in questa posizione perché appunto prevediamo per l'utilizzo che appunto andremo adesso a farne di trovarle comode sulla sinistra della nostra inquadratura. Voi ovviamente, avendo tutto il banchetto pieno di vitarelle, potete tranquillamente staccare il vostro braccino e infilarvelo dove volete all'interno appunto del layout. In questo modo rendete il tutto produttivo. Ovviamente per quanto riguarda questa demo la farei finire così, non credo ci sia altro da mostrarvi. Ad ogni modo, se vi restano dubbi, domande o curiosità, come sempre siamo a vostra disposizione. Ora quindi è tutto, grazie, ci si vede online, mi raccomando seguiteci su formobiles.info e tutti i canali social che trovate linkati in fondo al video, così da non perdervi questo e altri focus che realizziamo per voi. Mi raccomando, se avete proposte, se avete idee, se avete richieste, siamo a vostra disposizione. Questo banchetto essenzialmente l'abbiamo preso per voi, per soddisfare le vostre curiosità, così appunto da avere un prodotto davvero davvero di classe e soprattutto professionale per realizzare i benchmark. Ora è tutto, grazie dell'attenzione, ci si vede online, un saluto presto da Giuseppe Ragozzino.